Eccellenza, domenica pomeriggio 15:30 nella nostra chiesa cattedrale la chiusura della Porta Santa e dell'anno giubilare della Misericordia. Che significato ha questo gesto liturgico? È un momento importante che pone termine a un cammino, ma non certo alla misericordia di Dio. Direi che questa chiusura della porta non vuol dire chiudere fuori nessuno, anche perché noi saremo dentro, peraltro, ma in modo particolare ricordare che se l'anno c'è stato, se è vissuto bene come è stato vissuto, se ha saputo portare i frutti della misericordia, ecco, questo chiudere la porta segna semplicemente chiudere l'anno giubilare, mentre tutte le porte della misericordia, ovvero intendo quelle del nostro cuore, delle nostre relazioni, della nostra carità, della nostra comunione, devono rimanere aperte, anzi, potremmo dire che proprio perché chiudiamo questa porta centrale dobbiamo spalancare le altre. Ecco, questo dovrebbe essere il segno forte che compiamo insieme. Un bel gesto liturgico, un momento di fede profonda che sarà bello perché vissuto proprio come chiesa, come comunità di fedeli diocesana. E quindi un Sì, invito ad essere presenti. ecco, a tutti veramente l'invito, a tutti perché come è stato bello il momento dell'apertura, ma non tanto perché fosse grande il numero, ma perché era grande il segno, così sia veramente un grande segno. Peraltro questa volta la chiusura viene fatta solo nella Chiesa Cattedrale e dunque l'opportunità perché questo segno sia grande c'è a tutti gli effetti. Ricordiamoci che non è tanto per farci vedere, cosa che non dobbiamo ovviamente mirare evangelicamente, ma se ci siamo e siamo visti, ecco che anche questo diventa una grande testimonianza per tutti. Senza contare che diventa un grande conforto per ognuno di noi, perché vedere che ecco, il popolo di Dio esiste, si vede, è visibile, cammina insieme, compie gesti insieme, è anche un rafforzarci nella fede.